Giro d'Italia numero 105, vinto da Jay Hindley per Labora su Richard Carapaz, Ineos e Mikel Landa per Bahrain Victorious. Giro non tra i più spettacolari, assolutamente. Fa un po' l'accoppiata con quello del 2012, bene o male. La vittoria di Ejedal su Rodriguez e De Gent. Giro d'Italia salvato in qualche modo da Mathieu van der Poel con la sua vittoria a Budapest, della Budapest Visegrad. I suoi attacchi al limite dell'assurdo, ma ha fatto tanto bene a questo giro. Van der Poel che poteva pure vincere la crono del secondo giorno, è andata a Simon Yates. Il suo l'ha fatto, ha tenuto la maglia 3 giorni, la ciclamino. Poi un grazie anche a Juan Pedro Lopez, che sull'Etna è arrivato secondo dietro Lennart Kamna. Un'altra vera e propria quasi sorpresa, perché Kamna lo si conosceva un po' come cronoman, ma come fuga e soprattutto in montagna o alta montagna non me lo ricordavo. Per lui addirittura per Lopez 10 giorni in maglia rosa fino a Torino, che poi lì è successo un po' di tutto. Hanno corso bene o male un mondiale. Fortuna che sono stati solo 147 km. Proprio per quello è andato tutto in quella tappa, secondo me. Lo spettacolo vero e proprio è stato lì, con i primissimi a darsi battaglia. Yates già fatto fuori dopo il Blockhaus, con Carapaz, con Bilbao, con Nibali che alla fine è riuscito a tenere le code degli altri. Almeida e Pozzovivo che erano subito dietro. Poi il re dei velocisti Arnaud Démare, 3 vittorie per lui a Messina, a Scalea e la volata di Cuneo. Non ci sono, non ha avuto rivali, né Cavendish, orfano di Morkov, né tantomeno gli altri, né Gaviria. Sì, ha perso la volata di Dainese, ma è arrivato quarto con quinto Evan e sesto Cavendish. È stata una volata a dir poco atipica. Primo Dainese, secondo Gaviria, chi riesce a fare solamente secondi posti in questo Giro d'Italia, e terzo con Sonny. Altre volate non ce ne sono state. Poteva esserci, sì, quella a Treviso, ma ha vinto Dries De Bont, anticipando leggermente il gruppo. Non ne vedevo sulla carta altre. Ovviamente quella di Kaposbar, Balaton Fjord, vinta da Mark Cavendish. Una delle altre sorprese è Koen Boman, maglia azzurra alla fine del Giro d'Italia e 2 vittorie di tappa per lui. La Diamante Potenza, la settima, e l'Ammarano Lagunare, Santorio Castelmonte, dove si scalava il Koloprat e si andava in territorio sloveno. Un ottimo Boman, che ha salvato un po' la Jumbo Visma, sicuramente, perché Dumoulin si pensava potesse fare non magari classifica, ma vincere una o due tappe. Non è stato così. E anche Foss non ha dato segni ottimali. Potevano sì portare Kosh, visto il livello di velocisti quest'anno. Gromai ha vinto a Iesi, facendo parzialmente la storia, perché il primo africano fu Alan Van Aerden nel 79, battendo in una volata a due Van der Poel. Comunque ottima la prestazione di Gromai, finché è durato, perché un tappo di spumante, di prosecco,
ha chiuso i sogni di gloria per Girmay, che aveva fatto anche quinto a Napoli 2 giorni prima. Oldani a Genova, tutti aspettano Van der Poel, alla fine vince Oldani. Ottima strategia per una volta di Mathieu. L'arriva Nolo Cava Canavese Cogne, vinta da Ciccone, e lì ha un Ciccone già ovviamente fuori classifica. La Salò Aprica, vinta da Jan Hirt, un Jan Hirt recuperato al 100%, sembra quello del 2016 quando faceva classifica, del 2017 quando faceva classifica. Buitrago alla Varone, Covi. Sabato sulla Marmolada, dove Jay Hindley con uno scatto a 3 km dal traguardo è riuscito a strappare la maglia rosa a Richard Carapaz, che l'ha tenuta per 6 giorni. Forse un Carapaz che doveva e poteva tenere più chiusa la classifica, le fughe, sono arrivate troppe fughe secondo me, perché avesse, non perché non avesse la gamba, ma perché forse proprio se ne disinteressava, ma comunque non lascia andare via Ibora tipo sabato sulla Marmolada a fargli in testa di ponte a Jay Hindley. E ieri Matteo Sobrero che ha vinto la crono di Verona, la crono finale di Verona. E Hindley ha vinto altresì il Giro d'Italia, edizione numero 105. Classifica finale. Decimo Juan Pedro Lopez, nono Hugh Carty, ottavo Domenico Pozzovivo, settimo Emmanuel Buchmann, sesto Jan Hirt, quinto Pello Bilbao Lopez, quarto Vincenzo Nibali, terzo Mikel Landa Meana, secondo Richard Carapaz e primo Jay Hindley. Per quanto riguarda la classifica della maglia ciclamino, Arnaud Demare, ma questo lo si sapeva da una settimana oramai. Fernando Gaviria secondo, Mark Cavendish terzo, quarto Mathieu Van Der Poel, quinto Alberto Dainese. Il miglior scalatore è stato Kumbemann, secondo Ciccone, terzo Covi, quarto Rosa e quinto Formolo. La maglia come miglior giovane è andata a Juan Pedro Lopez, su Santiago Buitrago, Pavel Sivakov, Tim Menaresman e Luca Covili, quinto assoluto per la classifica della maglia bianca.